Il cuore d'Abruzzo per il Venezuela, la solidarietà non ha confini. Ha come obiettivo quello di raccogliere medicinali nelle farmacie comunali dell'Aquila e in alcune di Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli e Sulmona, a favore dei centri dell'opera Don Orione presenti nel paese latinoamericano a Barcasimeto e Caraballeda. Dal 13 al 25 aprile nelle farmacie comunali dell'Aquila e in alcune di Castel di Sangro, Rivisondoli, Roccaraso e Sulmona si potranno acquistare medicinali e latte in polvere per sostenere le attività dell'opera Don Orione in Venezuela. Grazie alla presenza dei volontari nelle farmacie verrà spiegata ai cittadini quali medicinali acquistare. L'iniziativa è promossa dal Comune dell'Aquila, dall'azienda farmaceutica municipalizzata, dall'associazione Roccaraso Futura, in collaborazione con Abruzzo Solidale, Venitalia Abruzzo e con la Fondazione Abruzzo Solidale. L'FM, la società municipalizzata del Comune dell'Aquila, che gestisce le 6 farmacie pubbliche che insistono sul territorio cittadino, apriranno le porte ai volontari di 2 associazioni, Italo-Venezuelane, Fondazione Abruzzo Solidale e Venitalia, per incentivare praticamente la cittadinanza nella raccolta di farmaci e latte in polvere da destinare alle popolazioni venezuelane. L'iniziativa ha come obiettivo quello di sostenere i centri Don Orione di Barquisimeto e Caraballeda. Grazie all'iniziativa Cuore Senza Confini è nata anche una nuova missione dal luglio del 2018 nell'area di Pacaraima, città del Brasile, nella diocesi di Roraima, che confina con il Venezuela, la vera porta di accesso terrestre per il popolo venezuelano in fuga. Beh, la situazione è complicata, la gente non ha da mangiare, non ha medicinali, si trova in una situazione sociale, economica veramente disastrosa. In più noi ci occupiamo in Venezuela proprio degli ultimi, dei disabili, dei malati, per cui immaginate in questa situazione di difficoltà, questa è la categoria proprio dimenticata. E poi attorno alle nostre strutture, sono a Barquisimeto e a Caraballeda, sono nate 2 Caritas con le quali diamo da mangiare anche alle persone normali. Abbiamo aperto recentemente anche un'attività di sostegno ai profughi che fuggono dal Venezuela a confine col Brasile, e questa iniziativa dell'Aquila ci riempie di gioia e ringraziamo la città e tutti i comuni che hanno aderito della provincia, Roccaraso, Rivisondoli, Castel di Sangro, perché è un'iniziativa veramente di speranza e noi abbiamo bisogno di questo. Il sindaco Pierluigi Biondi ha rimarcato l'importanza della presenza della comunità italo-venezuelana all'Aquila. Il comune dell'Aquila ha già fatto diverse iniziative e come loro furono vicini al terremoto agli aquilani, ora è giusto dare un sostegno a loro. Noi ci facciamo sentire vicini perché gli italo-venezuelani sono stati vicini a questa città e a questo territorio in occasione del terremoto e noi ricambiamo l'attenzione e la solidarietà attraverso questa raccolta farmaci che fa il paio già con la convenzione che abbiamo sottoscritto con la Fondazione Abruzzo Solidale, attraverso la quale diamo degli alloggi del progetto Case alle persone che fuggono da questa realtà drammatica, con la speranza che la situazione si normalizzi, che si torni ad elezioni democratiche, che ci sia un governo legittimato e che cessino i conflitti e questa che si può definire guerra civile a tutti gli effetti.